Siamo presso la biblioteca a Clavio di Taranto, zona Bestat. Qui si sarebbe dovuto tenere un incontro per quanto riguarda i piani sociali di zona con riferimento al tavolo dell'immigrazione. Però, come vedete, il silenzio regna sovrano, l'incontro è stato annullato, previsto per le 15:30, e siamo con il dottor Salvatore Micelli. Lui è presidente della società cooperativa Indaco e nonché è il responsabile eletto il 13 marzo. Benissimo, il 13 marzo 2018 del tavolo per l'immigrazione, relativo appunto, come detto, ai piani di zona. Allora, Micelli, ricostruiamo questa vicenda perché gli amici da casa vogliono sapere. L'immigrazione è un argomento che ci tocca, un argomento importante, e quindi le varie componenti istituzionali dovrebbero cooperare, svolgere un'azione sinergica per far sì che effettivamente questo tavolo sia proficuo. Però qui è tutto vuoto. Oggi si sarebbe dovuto tenere questo incontro al quale il Comune di Taranto ha invitato il sottoscritto in qualità di rappresentante per il tavolo dell'immigrazione dei piani sociali di zona, eletto in assemblea pubblica il 13 di marzo, come sono stati eletti anche i rappresentanti degli altri tavoli per gli altri ambiti di intervento. Perché questo? Perché per la costruzione e la programmazione dei piani sociali di zona per i quali la Regione Puglia disciplina la materia, i soggetti del terzo settore in assemblee pubbliche convocate dal Comune di Taranto eleggono i propri rappresentanti per i vari ambiti, come già prima abbiamo detto. Il 13 marzo vengo eletto io per il tavolo immigrazione con una votazione 8-5 contro l'altro candidato, questo accade anche per gli altri tavoli. Poi che cosa succede? In questi ultimi giorni accade qualcosa che il sottoscritto soprattutto è riuscito per il momento sia a scoprire che a sventare, sempre inerente comunque al settore immigrazione. In pratica il 10 di aprile mi accorgo che sul sito del Comune di Taranto era stato pubblicato un avviso pubblico per una gara per la gestione dello SPRAR del Comune di Taranto. Cos'è lo SPRAR? Diciamolo a beneficio di chi non è esperto. Sì, in pratica diciamo che il sistema immigrazione in Italia, per quanto concerne l'accoglienza, per quello che i cittadini possono vedere qualche volta in televisione, funziona a vari livelli. Quindi gli enti prefettizi gestiscono la prima accoglienza, quindi i centri di accoglienza, i comuni invece gestiscono quello che è il secondo livello, cioè quando i migranti richiedenti protezione internazionale ottengono lo status di rifugiati e vengono messi all'interno dei circuiti SPRAR, per i quali il Ministero destina dei fondi, i comuni devono fare dei progetti affinché possano avere queste risorse dal Ministero, ottenuto il finanziamento, devono mettere a gara pubblica, ad evidenza pubblica, secondo le leggi dello Stato, la gestione dello SPRAR. Quindi avviene che cosa? Che il Comune il 3 aprile sul proprio sito pubblica questo avviso, che diciamo dopo una neanche attenta lettura, mi sono bastati 5 minuti per capire che il tutto era illegittimo. Uno, diciamo, sull'aspetto della pubblicità dell'avviso che poteva trarre in inganno, perché comunque pubblicato il 3 di aprile, all'interno nell'articolo 14 parlava della scadenza entro 15 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio. Per chi non lo sa, chi è interessato a partecipare si dovrebbe collegare sul sito del comune, andare sull'albo pretorio, e di solito coincide con la pubblicazione sul sito del comune. In questo caso invece no.
In questo caso la pubblicazione sull'albo pretorio, quindi dove quasi nessuno accede, era stata fatta il 22 e quindi la scadenza è il 5. Ciò cosa ha comportato? La partecipazione di un unico soggetto, che ha vinto per la gestione, mettendo a disposizione un immobile privato sul quale nei prossimi giorni vi notizieremo sulla proprietà di questo immobile, collegato ad un consigliere comunale di Taranto, e questo nei prossimi giorni. Vediamo. Il bando, ecco, era illegittimo perché essendo che i nostri diciamo grandi dirigenti del comune di Taranto, che sono anche laureati, cosa è accaduto? Che si sono dimenticati che la legge 163 del 2006 non esiste più, perché è stato abrogato, perché nel frattempo è intervenuto una nuova legge, che è la 50 del 2016. Quindi a monte questo bando, al di là della pubblicità, questo avviso pubblico era viziato da nullità. Ecco. Tant'è vero che scriviamo al comune di Taranto. Quindi una diffida. Nullità significa che proprio quod nullum est, nullum effectum producit, e quindi esatto, non è neanche sanabile. Assolutamente no, ecco, andava annullato per vizio di forma, tant'è vero che noi mandiamo una comunicazione PEC al comune di Taranto, il 10, credo a mezzanotte la mandiamo, e l'assessore, che è laureato in giurisprudenza, ci risponde l'avvocato Scarpati. Esatto, che l'assessore Scarpati scrive al sindaco, al segretario generale, al direttore generale, alla responsabile del procedimento e soprattutto al dirigente che ha bandito questo avviso, che è Paolo Spano, di annullarlo, perché accoglie in pieno ovviamente ciò che noi avevamo detto. Quindi, l'assessore chiede di annullarlo. Dirigente. Esatto. Quindi chiede di annullarlo. Sarebbe un annullamento oltretutto in autotutela. In autotutela, certo, infatti lo chiede in autotutela. Per capire, che cosa accade? Cosa fa il dirigente dinanzi a questa richiesta? A tutt'oggi che cosa poi ricordiamo accaduto? Ricordiamo che oggi stiamo registrando e ne abbiamo... Oggi è 19. Nonostante una seconda sollecitazione... aprile 2018. Esatto, nonostante una seconda sollecitazione inviata a mezzo PEC ad adempiere, perché questo? Perché essendo che poi norma di legge, chi è interessato legittimamente come noi ad impugnare davanti al TAR il provvedimento, lo possiamo fare e lo faremo sicuramente entro il 21 di aprile, c'è il rischio di perdere i fondi FAMI del Ministero per lo SPRAR, perché procedura di gara per espletarla e per aggiudicarla va fatta entro il 30 di aprile. Ora è del tutto diciamo sette evidente che se noi impugnassimo il provvedimento davanti al TAR con la tempistica, i fondi ovviamente si perderebbero. Ciò non va addebitato certamente a noi che in maniera legittima impugniamo, anche perché noi abbiamo chiesto in maniera diciamo preliminare di annullarlo. L'assessore lo ha chiesto, loro non lo stanno ancora facendo. Ma v'è di più, cioè che cosa succede? Il 10 accade questo, giorno 11 il sottoscritto, come altri rappresentanti eletti in altri tavoli, erano convocati al Comune di Taranto per la firma del verbale di nomina come rappresentante a seguito dell'elezione, cioè un atto amministrativo al quale bisognava adempiere successivamente all'assemblea del 13. Io vengo contattato dai servizi sociali il giorno 11, i quali mi rinviano l'appuntamento al giorno successivo. Il giorno successivo mi reco insieme con due miei collaboratori al Comune di Taranto, incontro l'assessore Scarpati e non la responsabile di piano come gli altri hanno firmato, insieme col dirigente, in maniera preliminare chiediamo diciamo innanzitutto se a seguito della nostra nota e di quella dell'assessore avessero adempiuto ad annullare il bando in autotutela, e l'assessore in maniera divina
alza le mani e dice che lei il suo l'ha fatto ed è giusto. Il dirigente presente, quindi Spano del settore, non ci ha dato risposta come sempre quando lui deve intervenire. In quella seduta io chiedo spiegazioni anche sul perché del ritardo nell'annullamento. No, non su questo, sulla mia sulla firma del verbale di nomina per la mia elezione. Su questo l'assessore mi dice che questo tavolo, cioè quello per l'immigrazione, andava riconvocato e che quindi oggi, cioè giovedì 19 alle 15, si sarebbe dovuta tenere una riunione per delle comunicazioni. Nel frattempo lei mi ha invitato a proseguire il lavoro, cosa che io ho fatto, perché per pecco ho convocato tutti i soggetti nel settore degli incontri, anzi una 3 giorni di lavoro c'è stata per la raccolta dei progetti. Abbiamo inviato tramite PEC al comune i verbali delle riunioni, invieremo anche i progetti fatti. Accade che poi ieri esce un articolo sul Taranto Sera che parla appunto della vicenda dell'annullamento del bando SPRAR. Ho saputo anche oggi che addirittura l'assessore pare che ha inviato una nota di smentita su tutta la vicenda, mentre invece ce le abbiamo qui le lettere e anche la sua comunicazione, quindi non capisco che cosa le dovrebbe smentire. A questa riunione di oggi ovviamente poi che cosa accade? Che come si dice a volte il detto tarantino, non ci vola la zinga, quando buona la fortuna, ci arriva una PEC del comune di Taranto che addirittura parla che non solo oggi questa riunione è annullata, ma che addirittura è annullato il tavolo per l'immigrazione, considerato che la stessa non rientra negli obiettivi di servizio stabiliti dalla Regione Puglia nell'ambito del piano sociale regionale. Cosa falsa, ovviamente, per il quale prontamente in serata sarà notiziato l'assessore al welfare della Regione, il dirigente, il presidente della Regione, ma non solo. Essendo che il sottoscritto che da qualche tempo della legalità nel sistema degli appalti pubblici e della pubblica amministrazione ne sta facendo una battaglia, è intenzionato su questa vicenda non solo a dare seguito a tutte quelle che sono, diciamo, le procedure oppure comunicazioni, no, ai soggetti interessati, ma essendo che purtroppo quando si ha a che fare anche con, perché mi pare, come credo possa essere chiaro anche a molti, che tutta questa vicenda con queste coincidenze di date strane dopo che abbiamo chiesto l'annullamento di questo bando, anche perché a chi giova, diciamo, questo bando? Parliamo di 1,5 milioni di euro il bando SPRAR, sempre con quell'immobile privato di quello che poi vi diremo dopo, al quale ancora non hanno adempiuto. Io credo che, trattandosi ovviamente di pubblica amministrazione, trattandosi ovviamente di fondi pubblici e la tematica abbastanza particolare, io credo che le azioni che il sottoscritto intraprenderà per questa vicenda non saranno solamente amministrative, ma saranno anche giudiziarie, penali, su altri livelli, certamente penali, perché qua ovviamente qualcheduno, anche laureato, si dimentica o fa finta di nulla che noi stiamo in Italia, dove ci sono delle leggi, ma al comune di Taranto pare che le leggi non le conoscono le leggi loro. Il guaio per loro, ovviamente, che il sottoscritto invece le conosce benissimo le leggi, e che quindi, oltre a questo, da oggi inizieremo a controllare atto per atto. Micelli, siamo... Sarà controllato atto per atto. Noi, a questo punto, noi vogliamo sapere, vogliamo chiarire alcune cose, perché io da giornalista d'inchiesta soprattutto, mi domando perché l'assessore ha detto che il bando va annullato e perché, poi verificheremo, ma pare che fino a questo momento il bando non sia stato ancora annullato dal dirigente. Assolutamente. Allora a questo no. Punto uno si domanda, ma è possibile che la mano destra dica una cosa e la mano sinistra ne faccia un'altra?
cioè ci dovrebbe essere identità di operato tra assessore, tra organo amministrativo ed organo dirigenziale, perché a questo punto se così non è, o sbaglia il dirigente o sbaglia l'assessore, e noi vogliamo chiarezza. Magari sarebbe anche una bella cosa, Micelli, proprio rivolgersi all'assessore e rivolgersi al dirigente, perché questo è un open space, è uno spazio aperto. Fate il giornalismo, l'inchiesta del libero, giusto, libero, che sia così. Il confronto è questo, Micelli ha detto la sua, si è, posto, alla mano. Si è posta la domanda, io mi pongo delle domande e presupponendo la buona fede del dirigente e dell'assessore vorremmo risposte. Proseguiremo nei prossimi giorni. Oramai questa, Micelli, sembra quasi una telenovela, speriamo di non fare tante puntate come Beautiful, anche perché di Beautiful, di meraviglioso, c'è proprio poco in questa vicenda. E non solo su questa. E quindi ci aggiorneremo anche su questa figura del consigliere comunale. Alla prossima.